Apriamo dunque la pagina del ciclismo, lo facciamo in compagnia di un ospite che è venuta a trovarci. Si tratta di Norma Gimondi, candidata alla presidenza della Federciclismo. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi invitato, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, la metto subito a suo agio perché abbiamo preparato un servizio in cui facciamo un attimo il punto sulla situazione, visto che le elezioni sono ormai imminenti, si svolgeranno sabato. Dunque il servizio, poi torniamo in studio e cerchiamo di approfondire. Rovereto, 14 gennaio 2017. Le elezioni per la presidenza della Federciclismo metteranno di fronte quattro candidati. A sfidare Renato Di Rocco, in sella, il caso di dirlo, da tre mandati, saranno Angelo Francini, ex consigliere federale, Carlo Roscini, presidente del Comitato Umbro, e Norma Gimondi, procuratore, ex componente della Corte d'Appello federale e arbitro per l'USEI, non solo dunque, la figlia di Felice Gimondi, come frettolosamente etichettata da chi si limita alla superficie. Sul tavolo, proposte concrete ma chissà quanto realizzabili per il miglioramento del pedale italiano, che ha discreti risultati in strada e in pista, alterna carenze infrastrutturali evidenti, come testimoniato in particolare dalla scarsità di velodromi sul territorio nazionale, maggiore promozione del ciclismo e minore autoreferenzialità degli organi di governo e di gestione, i punti in comune nei programmi di parecchi candidati in un periodo in cui il vero ostacolo è però di tipo economico. La nazione che ha il maggior numero di atleti, tecnici, medici e meccanici nel World Tour, infatti, è anche quella che paradossalmente, dopo il trasferimento della Lampre ad Abu Dhabi, non ha nemmeno una squadra fra le grandi del ciclismo mondiale. Sempre meno sponsor e investitori in fuga. Quindi, chiunque vinca sabato prossimo, bisognerà partire da qui. Abbiamo provato, avvocato, nel giro di un minutino, poco più, a fare il punto sulla situazione. Adesso però cerchiamo di capire meglio quali sono i punti del suo programma. Io procederei attraverso il metodo baconiano, pars destruens e poi pars construens. Iniziamo da ciò che non è andato, a suo parere, nella gestione di Rocco, che poi sarà uno dei suoi avversari. Ma parlare di ciò che non è andato nella gestione di Rocco credo che non sia corretto. Diciamo che la federazione in questa fase appare davvero eccessivamente burocratizzata, quindi un vertice distante da quello che è il territorio, una federazione a Roma distante da quelli che sono i comitati provinciali e regionali, la mancanza di ascolto del territorio e di conseguenza la mancanza di capacità di intervenire laddove c'è la necessità di avere progetti dedicati sia per il reclutamento dei ragazzini, sia per il sostegno delle società affiliate, ma anche delle società che organizzano sul nostro territorio manifestazioni. Credo e temo che un patrimonio importante del nostro ciclismo, dato appunto da società, tesserati e manifestazioni, sia andato perso negli ultimi 8 anni di gestione. Quindi la prima cosa che io ho individuato nel mio programma è quello di una strategia che debba essere a tutela in modo particolare del territorio, a tutela delle società, dei tesserati e in modo particolare delle manifestazioni. Sentivo, o meglio leggevo anche nel suo programma, alcuni punti come la riforma dello statuto, la creazione di un consiglio di presidenza, la fissazione di un limite massimo di 2 mandati e l'incompatibilità fra cariche nazionali e internazionali. Giusto, lei non vuole parlare di quella che è la pars destruens, così come l'abbiamo definita prima, però è fuori dubbio che a leggere il suo programma c'è qualcosa che non va, quantomeno su come è strutturata attualmente la federazione. Decisamente, io forse è stata ed è la mia professione che mi condiziona sotto questo profilo. Leggendo lo statuto mi sono resa conto delle carenze presenti nell'ambito strutturale proprio della federazione. In modo particolare mi riferisco alla necessità di limitare a 2 mandati consecutivi la carica di presidente nazionale. Quindi Di Rocco in pratica già sarebbe fuori dai giochi in questo caso. Secondo me è necessario rinnovamento. Quando un presidente è in carica per 8 anni o ha portato a termine quello che è il suo programma e il suo percorso, o altrimenti pensare di aver necessità di altri 8 anni per concludere un percorso, secondo me non ha senso. Lo sport è veloce, lo sport è moderno, ha bisogno di idee in continua evoluzione e di rinnovamento. È per questo che ritengo che 2 anni di mandato sono più che sufficienti, così come ritengo sostanziale che un presidente nazionale non possa ricoprire cariche a livello internazionale, né a livello politico né a livello tecnico. Questo perché la partecipazione ad una federazione deve essere davvero una partecipazione democratica. Un'unica figura non può concentrare su di sé poteri rappresentativi nazionali ed internazionali. Altro aspetto fondamentale
fondamentale, che lei ha già accennato, la necessità di avere un consiglio di presidenza. Questo perché la Federazione Ciclistica Italiana nell'anno 2016 ha visto l'emissione di ben 85 delibere presidenziali. La delibera presidenziale è un provvedimento che viene adottato dal Presidente della Federazione in caso d'urgenza. Il fatto che ci siano ben 85 85 delibere in 12 mesi significa che c'è un'urgenza ogni 4 giorni, significa allora che in Federazione la quotidianità, l'attività ordinaria è tutta centrata sull'urgenza. Ritengo che anche qui non sia possibile procedere in questo modo. Se avessimo un consiglio di presidenza operativo, si garantirebbe la massima democraticità in quelle che sono tutte le scelte, sia in termini di progetti, sia in termini esecutivi per la nostra federazione e per il nostro movimento. Così come in ambito di consiglio federale, ritengo fondamentale la presenza, seppur senza diritto di voto, dei presidenti delle più importanti regioni che abbiamo in Italia. Ovvero sia Lombardia, Veneto, Veneto e Toscana, perché il territorio deve essere ascoltato, le esigenze del territorio vanno ascoltate e poi vanno risolte. Mi leggo proprio a questo suo ultimo intervento, perché ci ha colpito in maniera particolare la presenza nel suo programma di un termine, federalismo fiscale, che eravamo abituati a vedere e a sentire in altri ambiti, quelli politici per l'appunto. Lei cosa intende per federalismo fiscale applicato al ciclismo? Glielo spiego subito. Noi abbiamo un comitato provinciale di Brescia che versa nelle casse della Federazione Ciclistica Italiana annualmente dai 220 ai 250 mila euro. Il comitato provinciale di Brescia si vede tornare dalla federazione 5 mila euro all'anno a fronte di un versamento di 250 mila. Allora io dico, è necessario dare la possibilità a chi lavora bene di avere una gratificazione, perché questi soldi servono al territorio per poter incrementare, implementare i progetti. Così come parallelamente devo prendere atto che ci sono realtà soprattutto al sud, e qui mi richiamo al Molise, alla Basilicata, alla Calabria, dove ci sono queste tre regioni che hanno meno di 30 società affiliate e che quindi non hanno un consiglio regionale. Qui è necessario intervenire anche a livello finanziario sostenendo progetti dedicati, perché in questi territori noi stiamo perdendo talenti, stiamo perdendo società e stiamo perdendo manifestazioni. Vogliamo uscire un attimo, se lei è d'accordo, dalla macchina organizzativa, dalla questione burocratica, se vogliamo, legata alla federazione, perché noi sentivamo prima nel servizio un appunto importante, si parlava della Lampre che esce fuori dal World Tour, che se ne va ad Abu Dhabi. Sono lontani ormai i tempi in cui gli imprenditori italiani, il primo nome che mi viene in mente è quello di Squinzi con la Mapei, investivano nel ciclismo. Perché adesso questo non accade più? Come si fa adesso a convincere un imprenditore ad investire nel ciclismo? Io credo che il fatto che sul territorio non ci siano più manifestazioni sportive impoverisce il nostro patrimonio. È chiaro che anche un imprenditore, se deve investire, deve avere un ritorno d'immagine sullo sport. In questo senso, se noi facciamo attenzione, non è vero che non ci sono soldi nel ciclismo, perché ci sono grandi marchi di biciclette che stanno sponsorizzando, ahimè, gruppi sportivi all'estero, non ultimo la squadra di Nibali, per dire. Quindi il discorso il discorso quindi che i capitali ci sono, purtroppo non ci sono più squadre e team che hanno sede in Italia, questo ci penalizza fortemente, perché di conseguenza i capitali vanno all'estero, di conseguenza abbiamo meno professionisti italiani, e tutto questo va senz'altro a vantaggio di paesi come la Francia, la Spagna, il Belgio, che hanno saputo reagire alla crisi economica molto meglio di noi, attuando una politica di tutela del movimento, intesa come tutela delle squadre, dei professionisti e delle manifestazioni. E poi c'è il paradosso che dicevamo anche nel servizio del paese, la nostra nazione, con più ciclisti, più passaggiatori, più tecnici, e poi nessuna squadra nel circuito World Tour, e questo è un peccato. Parliamo anche un po' di donne e ciclismo, perché lei sarebbe la prima, noi glielo auguriamo ovviamente, sarebbe la prima presidente donna in 131 anni di storia della Federciclismo.
ciclismo, e in questi giorni, in queste settimane, da quando in pratica ha annunciato la sua candidatura, si è chiesta molte volte perché il ciclismo al femminile in Italia, che pure ha ottimi risultati dal punto di vista soprattutto delle giovani, non abbia il risalto che merita, come hanno il nuoto, Federica Pellegrini, la scherma, il tennis negli ultimi tempi. Qual è la strategia per magari la strategia di marketing per portare il ciclismo, anche quello rosa, sulle pagine dei giornali? Ma io nel mio programma lo dico sotto questo profilo, io ritengo che la federazione deve essere rivista, deve essere resa molto più appetibile sotto il profilo commerciale, così come la maglia azzurra. Per far questo però abbiamo bisogno di una struttura dedicata al marketing con dei manager specializzati in questo tipo di attività. Mi dispiace che le nostre atlete, che tanto lustro hanno dato al nostro paese negli ultimi anni, perché il ciclismo femminile è in forte crescita sia in termini di numeri sia in termini di vittorie, non abbiano lo spazio necessario per potersi mettere in mostra. Come giustamente ha detto lei, io ho una federazione nuoto che ha una Pellegrini, ho una federazione scherma che ha una Vezzali, ma anche una federazione pattinaggio che ha una Cosner. Vorrei che in Italia ci fosse una ragazza rappresentante positiva del nostro movimento. L'ultima è stata, e qui devo dire che io sono sempre stata una sua grande tifosa, Paola Pezzo. Paola Pezzo, secondo me, negli anni 80-90 ha sfondato un tabù della donna in bicicletta. Ed è stato oro ad Atlanta 96 nella mountain bike. Probabilmente la ciclista italiana più conosciuta, almeno per ciò che riguarda quelle discipline, perché poi ce ne sono altre anche più recenti. Esatto. Ricordiamo il bronzo della Longo Borghini alle Olimpiadi di Rio, che su strada si sono sempre fatte rispettare. Poi Fabiana Luperini, bravissima nel ciclismo su strada, ma anche la Balsamo è una ragazzina, sì, decisamente. Scusi se l'ho interrotto. Balsamo è un'altra ragazzina che ha ottenuto risultati importanti, ma anche la figlia di Fidanza è una ragazza molto capace e davvero sono una risorsa per il movimento femminile. Per ciò che riguarda invece i risultati che ci lasciamo alle spalle in questo 2016, si può dire che il bicchiere può essere sia mezzo vuoto che mezzo pieno. Cerchiamo innanzitutto di fare una sorta di bilancio, per l'appunto, con il prossimo servizio, poi torniamo in studio e capiamo qual è il giudizio di Norma Gimondi in tal senso. Servizio. Per come vanno. Luce d'ombra nel 2016 del ciclismo italiano, che è lontanissimo dai trionfi e dall'organizzazione della Gran Bretagna, ma rimane pur sempre uno dei più competitivi a livello internazionale. E questo grazie soprattutto a campioni come Vincenzo Nibali, che nell'anno in cui il tricolore del circuito World Tour sventola solo all'Amstel Gold Race grazie ad Enrico Gasparotto, regala comunque un saldo positivo all'Italia con un trionfo epico sulle strade del Giro, maturato grazie ad una rimonta che sembrava impossibile. Per il resto solo briciole nei grandi giri per i ciclisti nostrani, vincitori di due tappe alla Vuelta e di nessuna al Tour de France, così come vuota rimane la casella delle medaglie nelle prove elite maschile e femminile ai mondiali di Doha, laddove le buone notizie arrivano solo dalle donne, categoria junior, un oro e un argento, e da Jakub Marecko, bronzo nella prova maschile under 23. Negativo il bilancio di BMX e mountain bike, mentre in pista che si registrano sensibili miglioramenti. Siamo ancora lontani dai trionfi negli anni 90, ma a marzo l'oro mondiale nell'inseguimento di Filippo Ganna a 40 anni di distanza da Francesco Moser è il segnale che qualcosa sta cambiando, e la conferma arriva da Rio de Janeiro grazie ad Elia Viviani, oro olimpico nell'Omnium il giorno di Ferragosto, insieme alla maglia rosa di Nibali, l'immagine più bella del 2016 del ciclismo italiano. Dunque, gioie e dolori, avvocato. Qualche gioia però c'è, bisogna ammetterlo, il periodo da cui proveniamo non è fatto soltanto di delusioni, ma anche di alcune immagini belle come quelle che abbiamo visto, Ganna, Nibali e poi soprattutto Elia Viviani in questo 2016 con il successo alle Olimpiadi. Dunque non butterei tutto. Assolutamente no, io credo che la vittoria di Vincenzo Nibali al Giro d'Italia sia stato senz'altro un momento importantissimo per il nostro ciclismo. Per di più la medaglia di Viviani alle Olimpiadi io credo sia stato un momento fondamentale per la trasferta della federazione a Rio de Janeiro.
Quello che però voglio sottolineare è che l'attività di pista in questo caso è stata senz'altro agevolata dalla presenza di un tecnico veramente bravo come Marco Villa e dalla capacità delle squadre, dei club, dei nostri atleti di supportare i propri ragazzi nell'attività. Manca secondo me un progetto dedicato per la pista, bisogna lavorarci perché allora, come prima si diceva, il bicchiere forse è mezzo vuoto, visto i talenti che abbiamo. Se ci fosse stato un progetto dedicato alla pista, forse avremmo potuto raccogliere un po' di più, senza rimetterci sempre alla buona volontà degli sponsor, delle squadre di club e ai talenti dei ragazzi. Volendo invece vederlo come mezzo pieno questo bicchiere, laddove lei dovesse diventare presidente della Federciclismo, dal punto di vista tecnico continuerebbe sulla strada tracciata? Lei mi ha fatto un nome, quello di Villa, io ne faccio un altro, quello di Cassani, oppure ha in mente qualcos'altro o perché no qualcun altro? Ma secondo me Cassani è una persona estremamente capace, è professionale, non è stato molto fortunato perché se avesse vinto Nibali la medaglia a Rio non sarei neppure forse io qui a presentare la mia candidatura, quindi a Cassani come tecnico devo fare i complimenti, altrettanto ho fatto con Villa, rammento però che il presidente non decide il tecnico ma c'è un consiglio federale che in modo democratico deciderà se rinnovare oppure no gli incarichi. Questo è certo, a me piaceva avere un giudizio da parte sua, visto che comunque ha sempre un certo peso in determinate decisioni il presidente della Federciclismo. Non è bello e per fortuna sta diventando anacronistico associare il ciclismo al doping. Un tema che per fortuna è stato affrontato nella giusta direzione negli ultimi anni. Ricordiamo che le decisioni vengono prese soprattutto a livello di UCI, a livello a livello internazionale. Però è chiaro che la Federciclismo tiene sempre d'occhio questo fenomeno. Come si è mossa negli ultimi anni la Federciclismo sotto questo punto di vista e cosa eventualmente farebbe Norma Gimondi in caso di elezione, visto che immagino abbassare la guardia sia un delitto. Ma come giustamente ha detto lei introducendomi, in qualità di legale ho assistito sia atleti che tecnici in procedimenti per la violazione normativa antidoping, sia di fronte alla giustizia sportiva che alla magistratura ordinaria. I passi fatti in questo settore sono stati forti, importanti, il ciclismo penso che sia lo sport nel quale si fanno i maggiori controlli e gli atleti sono quelli che si rendono più disponibili a sottoporsi a questi controlli. Come giustamente ha detto lei, è la WADA che detta, cioè l'Agenzia Mondiale Antidoping che detta le linee guida, il CONI si conforma a quanto stabilita dalla WADA e altrettanto fa la federazione, quindi da donna di legge, diciamo così, i regolamenti saranno rispettati e quindi ci sarà un'applicazione di quelle che sono le normative internazionali anche in campo nazionale. L'ultimissima, sabato ci sarà l'elezione, nel momento in cui lei dovesse vincere queste elezioni, immagino che sabato e domenica li passerebbe rilassandosi, da lunedì, nel momento in cui lei si metterà, glielo auguriamo, al lavoro come numero uno del ciclismo nazionale, cosa farà come prima cosa? Innanzitutto domenica non riposo, vado in bici per scaricare la tensione degli ultimi tre mesi. Si mette subito al lavoro. Bravissimo, in bicicletta. Lunedì penso che farò una telefonata al dottor Cairo, perché nel nostro mondo il ciclismo ha bisogno di sinergie, sinergie con gli organizzatori, sinergie col Made in Italy. Quindi inizierò un numero di telefonate perché voglio lanciare subito il mio progetto, che è quello di coinvolgere aziende ed organizzatori con la federazione per rilanciare il nostro movimento e dare una marcia in più al ciclismo. Grazie per essere stata con noi a Norma Gimondi e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.